Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su piante contro zombie. Ragazzi, se notate il cambio di qualità, e lo notate perché se no non ci sarebbe la mia faccia, e potete vedere che ora non ci giocherò più dal computer. Molte persone si uccideranno per questo, ma chi se ne frega. Ma ci sto giocando dal mio bellissimo cellulare di grandissima marca della Ramsung. Sì, come potete vedere ho già sbloccato il negozio, dove però non si potranno comprare le altre piante, bensì altre robe. Però oggi, prima di continuare, volevo farvi vedere questo. Cioè no, seriamente, io sono gli zombie e devo riuscire a battere le piante. Seriamente? Non è possibile. It's not possible. D'accordo, cominciamo a dire questo qua. Subito. Già abbiamo spazio per questo. Guardate troppo. Sono grandi. Ma quanto sono grandi? Sacrifichiamo un comune zombie normalissimo. Ok, è morto. Ora possiamo mettere questo. Ok, abbiamo anche un sacco di soli, ragazzi, non pensavo. Devo sacrificare i zombie. D'accordo, ora dobbiamo sacrificare degli zombie. Sto diventando un miliardario di soli adesso. Quanto è lento sto coso, cioè, dai che adesso arriva. Ok ragazzi, siamo a 3 su 5, praticamente 4 su 5. Direi di fare così. Comunque ragazzi, si livelli mi piace. Non perché gli zombie si ribellano finalmente alle piante. Sto venendo a prendervi. Ma la cosa... Ah, aspettate, mi ero dimenticato di... La musica. Se questo non vi convince, allora manderò i cagnotti. Vabbè, comunque ragazzi, la cosa è che mi piace che gli zombie finalmente si rivolgono allo schiavismo che le piante gli danno e i castagni. Un fondi a caso. Ah, basta. Un diamante! Oddio! Ma dato un diamante! Ma sono... Cioè... Questa è la cosa brutta. Vabbè, allora andiamo, vediamo cosa è resistenza estrema. Ragazzi, resistenza estrema non so cosa sia. Ok, ok. Oh oh, dove sono finite tutte le sfere solari? E i girasoli? Vabbè, per fortuna ho un po' di scorta. Ho anche scelto alcune piante per aiutarti a difendere la tua casa. Mi sa che ora vado a farmene un giro, così poi cominciamo. Sì, ma stai calmo. Scusate, aspettate il basso un po'. Ah, ho 3000 soli e devo disporre tutte piante che non ho. Bene. Allora, praticamente io direi di fare... Togliere questo. Fare tipo così. E così puoi fare tipo tac 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 tac. Non ce la faccio, peccato. Niente, non ce la faccio ragazzi, avviamo l'assalto.
vabbè, ma se vengono tutti lì però non è giusto. Guardate quanto sono forti! E vabbè, quanto forti. Guarda, quelli sono già mezzi morti, poverini. Poveri zombie, li capisco per una volta. Vabbè, se li lasciamo lì, ascensore. Guardate la mia bella faccia, sono diventato uno zombie, che peccato. Allora, questa puntata, ragazzi, era un po' per farvi scoprire quest'altra versione. Dalla prossima, che metterò in due puntate insieme, perché vabbè, questa puntata in pratica non serve a niente. Era un po' per farvi scoprire la nuova versione del gioco. E ragazzi, devo dirvi uno spoiler incredibile, perché praticamente ho aggiornato Minecraft alla versione 15.0.15.1 e praticamente hanno messo le texture, e io voglio iniziarci due serie nuove con le texture. Una con la City Texture, che praticamente è una texture dove costruire la nostra città, e nell'altra, che praticamente è la Plastic Texture, ci faremo una serie survival in modalità hard. Devo dirvi, ragazzi, che la prima serie, quella con la City Texture, cioè Minecraft City Builder, inizierà dopo che finirà la serie di Minecraft. Ok, vabbè, inizierà dopo che finirà la serie di Minecraft, questa qui. Siamo quasi alla fine, siamo quasi al 23° episodio. Io mi sono via, puoi vendere piante in cambio di sfere, no? Non mi interessa. Beh, ma non mi fa piantare niente, però, cioè, quanta roba. Vabbè, continuiamo l'assalto. Questi qua sono gli unici indifesi, poveri cristiani, cioè. E guarda quanti vengono i più deboli, tipo, cioè. Vabbè, vi sto dicendo. Dopo il quinto episodio della serie di Minecraft City Builder, inizierò a caricare la serie di Minecraft Survival Edition. Va bene, qua stanno facendo un devasto totale, vediamo quanto riusciamo a resistere. Io credo un bel po'. Siamo arrivati al livello 2, credo si chiami così. Sono tre, sono due, meno male. Pensavo fossero tre, seriamente. Guarda quanti sono! Che cavolo sono! Vabbè, ragazzi, costruisco un po' il mio nuovo impero, che praticamente sta già funzionando da solo. Vi lascio per tipo un pochino e diciamo aspettate, mi finisco l'orda e poi ci possiamo vedere dopo. Comunque un livello lo faccio. Povero zombie, poverino. Cioè non arrivano neanche a superare quelle cose là spinose, i rovi, non riesco neanche a superarli. Però ragazzi, devo darvi uno spoiler, cioè cosa vi sto dicendo? Questi li sbloccheremo nel mondo 3, questi cosi qua, i rovi. Io voglio questi! Puoi mettere anche questo, vediamo un po' come. Continuiamo la storia. Muoio! Volevo dirvi, ragazzi, che sbloccheremo in questo mondo il rovo, questo pure, e anche, ragazzi, indovinate un po', la zucca. Vabbè, andiamo, vi lascio e ci vediamo dopo. Cosa? La coppa? Quindi questo vuol dire che non potrò costruire il mio impero!
vabbè, l'importante era la coppa, quindi. Vabbè ragazzi, si vede che mi dico che ci facciamo un bel livello. Ce lo spaccavasi e poi niente. Nei minigiochi invece abbiamo zombie vegetali, ma non ho voglia di farlo. Modalità veloce, non so che cos'è. Vabbè, andiamo ad avventurarci in livello 3-1, la piscina. Pare che gli zombie erano abbiano smesso di attaccarti dal lato frontale. Ora proviamo a passare dal cortile posteriore. E ciliegine sulla torta, non puoi neppure usare i funghi. Infatti durante il giorno quelli se la dormono. Non è splendido? Ma certo che no. Vabbè, iniziamo. Allora, torniamo al nostro vecchissimo girasole, ma prima la ninfea che ci serve per mettere piante sull'acqua. Mi pare che ci sia un achievement che praticamente, usando delle piante che sbloccheremo nei prossimi livelli ovviamente, usando solo quelle per tutta la sfida, ci sbloccherà un achievement senza usare le ninfee. Oh my god! Sì, proprio così, senza usare le ninfee. Quindi sarà una sfida impossible. Ok, allora, non so chi mettere, metto questa e non mi interessa, metto questo. Vabbè, cambiamo l'attacco. D'accordo, mettiamo questo. Magari sono stato veloce. Muoviti. Ero abituato alla notte, ragazzi. Mi ero disabituato al giorno. Però che bella sta piscina. Perché non ci faccio mai i bagni? Che poi ho scoperto che praticamente è la mia piscina. Vabbè, castagne. E intanto mettiamo le ninfe, che ci serviranno per dopo. Mettiamo un bel girasolino. E no, aspettate, adesso ci metto un bel parasemi. Spariti di zona, non li vedo più. Mi sa che devo... No! Ah, ma... la mia webcam rovina sempre tutto. Mamma mia, adesso mi devo muovere, ragazzi, perché non ci vedo bene con la webcam. Beh, qua che non c'è niente. No, non andrebbe bene, quindi qua, lascio qua, va bene. Non ci provare. Sì, vabbè, ma i rinforzi. Oddio, no! Oddio! Vabbè, inizio a mettere il ciuccolino. In un livello sempre in questo mondo, io vi tolgo sempre la suspense, questi cosettini qua che fanno da barriera ci sono anche giganti per non far saltare i tizi atletici che si credono tipo, non mi ricordo come si chiamano quei cosi, non mi ricordo come si chiama l'atleta, scusate. Adesso guardate la sorpresa. Troppo vicino. Mi pare che adesso possiamo prenderci la 3 slot, perché in quest'altro non l'ho ancora presa la slot. Bravo Mario, che hai speso i soldi in un minigioco che non hai ancora fatto. Tanto sono... No! Ora vengono anche in acqua. Oddio! Vengono anche in acqua. Non realizzo, vengono anche in acqua. Cioè,
Vabbè, tutte le fantasie pazze di nonno Chuck, però dai, seriamente. Oh, girasoli, vabbè che siete in due, ma muovetevi, fate sti soli. Non vi ho dato compagnia perché costate troppo. Questa è la verità, costate troppo. Oh, no, 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 datemi qualcosa. Un rastrello, una mazza da baseball. Ok, mi ha dato lo sparasemi. Sempre meglio di niente. Ok, questa è stata un po' dispersiva sta partita, perché praticamente, guardate qui. Ah, guardate adesso cosa succede. Cioè, va bene tutto, ma perché? Guardate questa cosa. 3, 2, 1. Questi vengono a rovinarti tutto e tu non puoi più giocare bene come speravi di giocare. Mettiamoci questo che rovina le teste e mettiamoci anche un girasolino. Ok ragazzi, con quest'orda finale, che sicuramente stiamo per vincere. Oddio, stiamo facendo la gara di zombie, chi arriva prima a morire. No, 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 no. Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Dio santo! Quanti sono? Quanti? Muori, muori male, muori male, muori male! Guarda come muori male! Sì! Sì, madonna, che capocciato ho dato! Questa è la zucca che schiaccia tutti, ragazzi. Con questa zucca io, ragazzi, vi lascio alla prossima puntata, che sicuramente guarderete. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace qua sotto. Scusate. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace qua sotto. Commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Sono piaciuti i minigiochi, eh?